A me non me ne frega un cazzo, io vi giuro, non me ne frega un cazzo di quello che tu stai pensando di me in questo momento. Io per fare la combo che stai per vedere, ci ho messo la bellezza di 9 ore su Twitch, ci ho messo 97 tentativi, ho vinto slash perso 97 partite. Io qui un cazzo di like tattico te lo chiedo, non ti dico arriviamo a 1000, non ti dico arriviamo a 2000, ti dico solo che se arriviamo a tanto io faccio la stessa combo in standard. Io ho perso la vita a farla in standard e poi mi sono spostato in wild. Per farla in standard perlomeno voglio avere gente che almeno mette quel cazzo di like di merda. Te lo dico così almeno sai che cosa cazzo devo fare. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Un bacione enorme, che cazzo volevo dirvi, non me lo ricordo già più. Ragazzi miei, sono tornati finalmente i video challenge qui su YouTube. Tutto questo è nato per colpa di Sirius, che mi ha fatto diventare pazzo per via di questa combo che ho deciso di fare, che consiste nell'evocare 7-20-20 in bolla. Adesso vedrete come consiste, ci ho messo solamente 97 tentativi. E ragazzi miei, adesso voi nei commenti potete sbizzarrirvi dicendomi tutto il cazzo che vi pare, proponetemi challenge, ditemi cose, scrivetemi cose che però hanno senso, cioè non ditemi poi evoca 69 Deathwing, dimmi cose che hanno senso, che sono utili per fare OTK anche se richiedono un setup incredibile, tanto so già che tutti i commenti saranno a che fare con quegli obelischi di merda che mi metterò direttamente nell'ano domani mattina. Detto questo ragazzi miei, voi scrivete la challenge, io ne porterò, cerco sempre di portarne una settimana, ma una cosa ancora più importante che dirò anche nel video ragazzi miei, Instagram, non so dove ve l'abbia messo Giobbo, Instagram raga, sono a veramente meno di 1000 per arrivare a 10.000 e quindi sbloccare lo swipe up, quello che ti fa swipe appare. Visto che non vedo l'ora di divertirmi a fare le cazzate, a fare gli scherzi, vi dico raga è uscito il video e invece swipe up vi mando a un negozio di mobili etruschi. Ragazzi seguitemi su Instagram, poli.hs, elemosino follow, perché sto facendo una fatica a fare questi ultimi 1000 che voi non avete idea. Se lo volete fare ragazzi mi fate un piacere enorme e soprattutto like, il commento, la condivisione, l'iscrizione, una madonna per questa combo che se c'eri me lo fai sapere, perché è stato veramente l'apocalisse sceso letteralmente in terra, voi non avete idea, è stata la combo più difficile che abbia mai fatto nelle storie delle challenge che io abbia mai provato e testato nella mia vita. Vi auguro quindi ragazzi una buona visione, non vi lascio il deck code per la vostra sanità mentale, se volete farlo ve lo copiate perché volete proprio voler, vi dovete proprio voler male. Vi auguro una buona visione, proponetevi challenge, lasciate un like, bestemmiate e buona visione. Andiamo! Sta combo raga è impossibile, cioè io il giorno che farò questa combo su YouTube, quando caricherò il video, perché caricherò il video su YouTube, io chiederò, cioè, tipo 300-400.000 like, raga, cioè, nel senso, io devo chiedere, cioè, la faccio in ginocchio, raga, la faccio in ginocchio, magari ho più culo. Guarda che bella mano, cioè, capisci, no? Io quando farò questa combo, perché prima o poi la dovrò fare, e la farò, io chiederò su YouTube 600-700.000 like, penso. Giù di lì, probabilmente, raga, cioè, non è possibile. Guarda che mano che ho io. Cioè, guarda la mia mano iniziale. Guarda la mia mano iniziale. Guarda la mia mano iniziale, che merda. Siamo ufficialmente 9 ore e mezza che ci provo. Quest Warrior. Quello vecchio, per fortuna, perché quello nuovo un po' rompeva il cazzo, eh. Perché sarebbe stato veloce. Faccia. Pesca. Ma ancora peggio, cazzo. Massimo 3 game e ci riesci. Guarda, madonna, sarei molto felice di questa cosa, ma ho dei seri dubbi. Se io pesco così, se io pesco una carta che non è utile, cioè non è un peschino. Scusa? Ah, ok, ci mancava solo che si attivasse, guarda, man. Pensavo che si attivasse Zephyrus. La tua sanità mentale sta cadendo a pezzi. Già. Vabbè, ma abbiamo lei che è buona. Non è una pescata brutta lei, anzi, vi dirò di più. Giocherò lo spirito dello squalo e poi la pifferaia, così almeno pesco due e recupero un po' questi brutti turni. Anche perché comunque uno 0-3 lui difficilmente me lo uccide, soprattutto perché se lui gioca dei pezzi adesso Dynomatic diventa useless, capito, no? Dynomatic diventa brutto. Quindi famo così e passiamo. Prossimo turno preferisco pescare io che fare, che fare il furfante, vero? Direi proprio di sì. Sì. Lui si aspettava che si attivasse. Cosa, Guerres? Ah, lui si aspettava che si attivasse Zephyrus. Ah, giusto, sì. Ma me lo aspetto, mi aspetto questo tipo di cose qui. Io penso che quando farò questa combo, penso che caricherò un post su Instagram di me nudo per farmi bannare, tipo. Elise? Un po' non merda, Elise. Mi rompe il cazzo perché uccide lui. E non posso neanche shadow stepparlo. Oh, la madonna. Peschiamo due. Raga, abbiamo
stai zitto, non dire un cazzo, stai zitto. Ciao Mopers, amico mio, grazie mille, buona serata, grazie per l'Emerald Dream, amico mio. Guarda quanti Emerald Dream ci sono in chat da un po', eh. Vabbè. Non posso fare Shadow Step, raga, se no mi fotto. Cioè, mi fotto dopo, capito? Usa anche dei tanto del cazzo. Lascia stare, Enrico, guarda, non mi interessa a me un avversario forte o non forte. A me interessa far la combo. Dopo 10 ore ormai che ci provo, non me ne frega più un cazzo di quello che c'è. Tu hai veramente tradato lui. Tu hai veramente tradato lui. Sei deficiente, Blim. Sei deficiente. Per forza, lo devi essere, man. Beh, cazzi tuoi, che te devo dire? Blood Mage e Loot Order. Molto bene. Blood Mage e Loot Order. Molto bene. Prossimo turno è uno di loro è Furfante. Brutto uccidere lei. Brutto uccidere lei, ma lo facciamo. Cioè, nel senso, probabilmente non me lo uccide neanche adesso lui. Perché probabilmente pensa che questi siano più forti. Vabbè, ci sta, alla fine non... Non so, ma mi sembra un mazzo un po' strano, comunque, nel senso, per essere un Quest Warrior Wild. Comunque, a proposito di... Se fai Shield Slam, ti amo. No, man, ti avrei amato tantissimo, cazzo. Raga, a proposito di foto nude di Poli, sappiate che se... dovessimo arrivare a 10k su Instagram... Non è vero, non metterò una foto nuda, ma mi dovete aiutare ad arrivarci. Lo ricordo almeno due volte a stream. Punto esclamativo Instagram oppure poli.hs, mi seguite su Instagram, raga, devo arrivare ai 10.000 e visto che io sono 9 ore che provo questa combo di merda per il vostro giubileo personale, porca maiala, cortesemente un follow, è gratis, non vi costa un cazzo, tanto di storie, metto solo le storie di Paolo che è bellissimo, il mio micio, quindi non rompete il cazzo, seguitemi su Instagram, è stato un piacere. Detto questo, lui non me l'ha rimosso neanche. Credo che sia in procinto di farlo, vedendo come si sta armando. Famo così. Famo il miscreant. No, perché brucio una carta se faccio il miscreant. Brucerei una carta se faccio il miscreant, purtroppo. Perché mi si attiva 4 volte. Non posso rischiare di bruciare una carta. Non posso rischiare di bruciare una carta. Cioè, lui mi ha fatto rimanere giù questo due turni, è un pazzo psicopatico praticamente. Se qua vuole fare Warpath, va bene adesso. Io pesco due, comunque vado a 9 carte in mano. Ma tipo è un control quest un po' particolare, insomma. Proteggere il re. Secondo me lui si aspettava che conteggiasse per la quest. E invece, raga, veramente... Ho pescato mira. È un miracolo. Battuta di merda, scusatemi. Scusatemi, raga, lo so, è una battuta brutta. Lo so, vi chiedo perdono. Allora, mi serve qualcosa per attivare la quest, purtroppo. Il tipo qui. È un po' strano farlo così, però in realtà funziona anche in questo modo. Funziona anche in tal modo, sì. Ok. Devo giocarne? Cioè, guarda che sfiga che mi è andata qui la che. Porca troia, guarda che sfiga che mi è andata qui la che. Ma stiamo scherzando? Ma che sfiga, cazzo! Guarda che sfiga di merda! Perché purtroppo, se lui mi ammazza il Loot Order, io brucio una carta. Mannaia la puttana. Raga... lui mi ammazza il 2-1, io brucio una carta. Se è Shadow of Death, io impazzisco. Quindi piuttosto trado. Farei una cosa di questo genere, cioè... Facendo così... Non è vero, poi li bruci lo stesso una carta. Porco diaz, io non l'ho ancora capita sta cosa, Porco diaz, non l'ho ancora capita io sta cosa. Porca di quella troia. Dicevo che facendo così almeno non mi serviva lo Shadow Step perché avevo già lo spirito. Lui guadagna armor. Proteggi il re. Non bruciare Shadow of Death. Non farlo. Non me lo merito, raga. No, non me lo merito, dai. Non me lo merito. No, seriamente, non me lo merito. Non me lo meritavo, ragazzi. Siamo onesti, non me lo meritavo, dai. No, non me lo meritavo. Sebbene sia stato un errore, raga, dopo 9 ore e mezza, non me lo meritavo mai, dai. Siamo onesti con noi stessi, almeno. 8
Avrei il lacchè, ma aspetto un turno a farlo. Devo liberarmi la mano, purtroppo. Stilettata non è proprio un modo per liberarsi la mano. Un bel backstab lo farei sul mio pezzo, certamente. Certamente. E un lacchè solo devo giocare io. E giochiamo un altro ventaglino. Vada, vada, faccia, e power, passo. Se vuole fare Harrison Jones, fallo, me. Cioè, sta board sicuramente non gli minaccia l'Ital. Soprattutto perché il piano di Coboldo può già essere attivato, capito? Io ho 9 carte left ancora. E un peschino. Che culo. Questo è culo, eh. Però va bene, però va bene. Ciao, Sirius, amico mio. Ciao, carissimo. Sto facendo la combo... Non dico niente, Sirius. Non farmi parlare, impazzisco, vado fuori di testa. Altre 3 ore che ci provo anche oggi, dopo le 5 di giovedì. No, man, no. Cioè, non farmi parlare, man, no. Sto zitto. Vieni qua, guarda con me, Sirius, e guardiamo. Perché non ce la faccio più io. Segreto, va bene. Va bene, fai tutto quello che devi, amico mio, non c'è problema. Va bene. Allora, ora... Shadow of Death. Allora, se io faccio lacchè etereo, questo mi fa tornare a 10 carte, giusto? Sì. Poi ne dovrei giocare una io, perché 1, 2, 3, 8, sì, devo giocarne una, cazzo. Non posso ancora farle io. Non posso ancora fare sta combo, perché se io faccio il barone, capisci, no? Gioco il ventaglio a lui, la spell che mi dà lui la devo usare. Cioè, posso provarci in realtà io, a fare il lacchè adesso. Se io faccio invece spirito, vado a 9, coboldo vado a 10, brucio sempre una carta. Devo giocare a lui, sperare di trovare una spell economica. Perfetto. Perfetto. Giusto? Perché adesso ho una carta in meno in mano. Quindi squalo. Vado a 8, 7, più 2, 9. E non brucio. Bacchetta e bacchetta. So se avete capito il gioco che ho fatto, è stato un gioco di prestigio. Ok, faccio trade brutti. E non attacco faccia perché sennò lui si irrigidisce. Cazzo ne so. Siamo una carta away from the combo. Siamo una carta away from the combo. Questa carta si chiama Shadow War Death. Questa è la carta che mi manca per farla. Porco Dio! Qua pesta come un falegname. L'avversario però vedi che sa giocare. Cioè, fa delle giocate molto immediate in alcune cose. Però è un po' strano il suo mazzo. Guarda che bello il suo card back. Di quando era questo? Chiaramente è dell'anno del corvo, ma di quando specificatamente? Allora, ventaglio. Così posso pescare uno. Evil Cable Rat. Evil Cable Rat mi dà un lacchè. Che io prendo. Vabbè. Volviamo Tog, immagino. Non attacco. Mi frega un cazzo. Gazrilla e lui. Allora facciamo così. E basta. E basta. Non gioco nient'altro, raga. 6 carte left. Me ne manca una, me. È il card deck dell'ultimo mese. Ah. Stagione di agosto. Ah, cazzo. Allora ce l'ho anch'io questo. Molto figo, Molto bello. Bella bossa. Ah. Bella man. Ok, raga. No, va bene. Madonna che casino che fa sto tamburo. Stiamo calmi. Lui quant'è? La madonna, è un po' indietro lui, Però dovrebbe avere tipo 3 taunt in mano lui, Porco diaz, questo qua gliene dà altrettanti. Vabbè, deve farle veloce. Cioè, deve. Porca troia, ok. 4, questo qua è un altro taunt ancora tecnicamente. No, che culo, vabbè. Shadow Step, no, non ci siamo. Non ci siamo, ma ci potremmo essere. È come schiacciare mosche, raga. L'ha detto lui, e mi fido io. Chi sono io per dire di no? Gioco Ziliax. Gioco Lacchè Etereo. Che mi dà 2 carte. 2 spell. Questa è una merda, non la giocherò mai. Non c'ho spazio in mano. Come questa, non giocherò mai perché non ho spazio in mano. Però vabbè, che te devo fare? Vabbè, questa è una merda. La gioco lei piuttosto. Brutti trade. 9 carte, me ne manca una, raga.
Sono one card away from my... dal mio sogno. Voglio più. Senti, ci faccio Shadow Step su di lui per poterlo. Shadow Step torna a 9. No, brucio una carta. Stavolta non mi fotto. Sto attacco faccia per far dire che non sono proprio del tutto stupido. Almost purtroppo non è un titolo clickbait questo, perché questa combo è più assurda di quello che pensi. Almost. Adesso vedrai il perché. Cioè, è una combo che non sta né in cielo né in terra. E sono circa 9 ore che ci sto provando a farla. 9 ore in 2 stream. Quindi non è un titolo clickbait, purtroppo. Che la madonna di Dio. Scusa. Cazzo, quella l'extrasa di merda. No. L'extrasa di merda, no, però. Però domanda, raga. Adesso io potrei farla, giusto? Aspetti, devo ricordarmi qual è la combo, raga. Aspetta, aspetta. Unstable element, brucio il mazzo. Giusto? Devo uccidermi loro, cazzo. Torna nel vuoto. Però ho Shadow Step per riprendermi in mano lui. Questo va faccia, perché tanto me lo trada lui. Raga, qual era la combo? No, ricordatemela, vi prego. Sono troppe ore che ci sto provando. Ricordatemela in chat, vi scongiuro, la madonna. Come si faceva? Adesso io c'ho tutto. Devo fare Unstable Mira. Giusto? E poi devo fare cultista. Devo fare Unstable Mira e passare, giusto? Mira e passare. Cultista più doppia ombra, ma non devo avere carte nel mazzo prima io però. Il mio problema è quella cazzo dell'extrasa lì, puttana merda. No, la cultista Shadow del prossimo turno. Perché io non devo avere carte nel mazzo. È quella l'extrasa di merda. Lui trada, mi manda a 21. Io il prossimo turno faccio cultista. Ok. 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 Cultista. Ombra. Ombra. E mi shadow steppo lui per sicurezza. Prossimo turno loro entrano in campo, io vado a 4 di vita. Vi giuro, se voi poteste avere qualcosa da attaccare al mio cuore in questo momento, penso di stare facendo 168 battiti al secondo, raga. Di una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. È fatta. E anche questa l'abbiamo portata a casa.
Io vi giuro, raga, che ho paura di fare un infarto da un momento all'altro. Vi giuro che ho paura di fare un infarto da un momento all'altro. Grazie a tutti per i complimenti, ma non è un complimento. Cioè, nel senso, il win rate di questo mazzo credo che sia qualcosa di 2,75. Più il fatto che anche l'altro mazzo mi è costato un centinaio di game questa combo. Questa è la combo più difficile che abbia mai fatto. Me ne è costati 17... più 80, 97 game questa combo. Basta, basta, ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta, basta. Abbiamo portato a casa anche questa. Ce l'abbiamo portata a casa, grazie mille per i beat di Jack the Ripper, grazie mille amico mio, non dovevi, grazie per i 500 circa.